Padre affida i suoi figli ai vicini, quando torna però scopre delle cose alquanto scioccanti. Lorenzo aveva sempre saputo che la sua carriera esigeva sacrifici, ma mai avrebbe pensato il costo sarebbe stato così alto. La sua casa, un tempo piena dell'eco, delle risate, del trambusto familiare, era ora troppo spesso avvolta in un silenzio opprimente, interrotto solo dalle sporadiche chiamate o dai messaggi che scambiava con i suoi figli. Lui era lontano, loro invece erano a casa. Una mattina di settembre, mentre il sole ancora tentennava nel salutare l'alba, il suo telefono squillò. Era il suo capo, che senza troppi preamboli gli comunicò la necessità di un viaggio d'affari immediato. Lorenzo, abbiamo bisogno di te a Tokyo. Partenza domani. Domani? Ripeté Lorenzo, con la voce intrisa di una stanchezza che non poteva nascondere. Non c'è nessun altro che possa andare. Sei l'unico che può gestire questa trattativa. Sai quanto è importante. Lorenzo guardò fuori dalla finestra, osservando il cielo che lentamente si tingeva di colori. Pensò ai suoi figli, a come avrebbe dato loro la notizia, a come avrebbe spiegato un'altra assenza. Era ritornato soltanto da 2 settimane a casa. Non poteva, non voleva, ma a quanto pare doveva andare via. «Va bene», rispose infine, «mi occuperò di tutto». Dopo aver attaccato, il peso della decisione lo colpì con forza. Come avrebbe fatto? Che avrebbe potuto occuparsi di Matteo, Sofia e Luca? La soluzione gli venne quasi subito. La signora Ferrero, la loro vicina di casa. Gentile, sempre disponibile, spesso aveva offerto il suo aiuto nei momenti di bisogno. Era la scelta ovvia. Con una decisione che sapeva di resa, si diresse verso la cucina, dove i suoi figli stavano facendo colazione. «Ragazzi, devo parlarvi», iniziò, cercando di mascherare l'apprensione nella sua voce. I tre alzarono lo sguardo, intuendo dal tono del padre che le notizie non sarebbero state delle migliori. «Che succede, papà?» chiese Sofia. «Devo fare un viaggio di lavoro. Sarò via per qualche settimana», rispose Lorenzo, osservando attentamente le loro reazioni. Matteo, il maggiore, incrociò le braccia. «Di nuovo? Ma avevi detto che questo mese avresti passato più tempo con noi?» Lo sguardo di Lorenzo si ammorbidì. «Lo so, Matteo. Mi dispiace davvero, ma è un'occasione importante per il lavoro. Non posso rifiutare. Lo sai, sto cercando di ottenere quella promozione». Sofia, cercando di alleggerire l'atmosfera, sorrise debolmente. «Va bene, papà, capisco, ma chi si prenderà cura di noi? La tata ha detto che non era disponibile». «Ecco, ho pensato che potreste stare con la signora Ferrero». «Vi va bene, vero?» Luca, il più piccolo, annuì con entusiasmo. «A me piace la signora Ferrero, fa i biscotti buonissimi e ce li porta». Lorenzo sorrise, rassicurato dalla reazione positiva, ma nel suo cuore un senso di colpa si faceva strada. «Bene, allora parlerò con lei oggi. Sarà come una piccola vacanza, d'accordo?» «Non siete mai stati da lei per tanto tempo, vero? Vediamo che succede». I bambini accettarono, non pienamente consapevoli di quanto la loro vita stava per cambiare. Il pomeriggio stesso, Lorenzo bussò alla porta della signora Ferrero, che lo accolse con un sorriso caloroso. «Buon pomeriggio, Lorenzo! A che devo il piacere?» Lorenzo spiegò la situazione, il viaggio improvviso, la necessità di trovare qualcuno di fiducia che potesse prendersi cura dei bambini. «Naturalmente, mi occuperò io dei piccoli, non devi preoccuparti di nulla», disse la signora Ferrero con un tono che voleva essere rassicurante. «Torno tra 3 settimane, farò di tutto per essere raggiungibile e chiamerò ogni sera per darvi la buonanotte», promise Lorenzo sentendo il peso di ogni parola. «Non ti preoccupare, Lorenzo, andrà tutto bene, i bambini saranno in buone mani». Tornato a casa, Lorenzo si ritrovò a fare le valigie, un'attività divenuta quasi una routine, ma mai così pesante come in quel momento. Ogni capo di abbigliamento, ogni oggetto che sistemava, sembrava sottolineare la distanza che stava per mettere tra lui e i suoi figli. Quella sera, dopo aver cenato tutti insieme in un tentativo di normalità, Lorenzo raccolse i bambini intorno a sé. «Ragazzi, so che non è facile e so che vi ho chiesto già troppo, ma vi prometto che quando torno passeremo più tempo insieme. Faremo tutte quelle cose che abbiamo sempre detto di voler fare». I bambini annuirono accettando la promessa, desiderosi di credere che questa volta sarebbe stato diverso. «Ti vogliamo bene, papà», dissero in coro, stringendosi in un abbraccio che Lorenzo avrebbe voluto non finisse mai. Il giorno della partenza arrivò troppo in fretta. Lorenzo guardò i suoi figli, cercando di memorizzare ogni dettaglio dei loro volti, prima di salutarli, lasciandoli nelle mani della signora Ferrero. Mentre si allontanava, una sensazione però di inquietudine lo assalì. Aveva fatto la scelta giusta? Poteva davvero fidarsi? Scacciò via i dubbi, ricordandosi quel sorriso, il sorriso dei suoi figli, e della loro resilienza. Non poteva sapere però che quella decisione avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Mentre il jet solcava i cieli, portando Lorenzo lontano dalla sua famiglia, i bambini iniziavano a adattarsi alla nuova routine sotto la cura apparentemente amorevole della signora Ferrero. I primi giorni trascorsero senza intoppi, con i bambini che sembravano godere delle attenzioni extra e delle novità quotidiane che la loro nuova custode proponeva.
Tuttavia, sotto la superficie di questa apparente serenità iniziavano a formarsi crepe invisibili. «Ragazzi, oggi andremo al parco e poi faremo un bel picnic», annunciò la signora Ferrero una mattina, sorridendo ai bambini che la guardavano con un misto di entusiasmo e incertezza. «Sì, adoro il parco», esclamò Luca, saltellando dalla sedia. Matteo e Sofia scambiarono uno sguardo. Erano abituati a programmare le loro giornate con maggiore autonomia e questa improvvisa struttura li faceva sentire un po' soffocati. Tuttavia non volevano rovinare l'entusiasmo del fratellino e accettarono di buon grado il piano. Il picnic fu piacevole e la signora Ferrero sembrava davvero impegnata a rendere la giornata speciale per loro. Tuttavia era evidente che cercava di instaurare un controllo sottile sui loro comportamenti, correggendoli per piccolezze e insistendo su certe regole che in casa Moretti non erano mai state così rigide. «Ricordate, bambini, dobbiamo sempre pulire tutto dopo aver mangiato, ogni briciola, ogni foglietto», disse in tono severo, osservando Sofia che cercava di raccogliere i resti del pranzo. Sofia annuì, sentendosi un po' sopraffatta. «Va bene, signora Ferrero, mi scuso, non volevo essere disordinata». «Oh, cara, non è questione di scuse, è importante imparare il rispetto per gli spazi comuni. È una lezione di vita, ok?» rispose lei con un sorriso molto forzato e con una voce abbastanza arrabbiata. Nei giorni seguenti, la maschera di gentilezza della signora Ferrero iniziò a cadere sempre più spesso. I giochi si trasformarono in compiti, le risate in rimproveri. La libertà che i bambini avevano sempre goduto sotto l'occhio poco vigile del padre fu sostituita da una routine rigida e asfissiante. Venivano ripresi per ogni singola cosa. Una sera, mentre i bambini stavano facendo i compiti in salotto, la tensione raggiunse il culmine. Luca, stanco e frustrato, fece cadere il suo astuccio spargendo penne e matite sul pavimento. «Luca, guarda che disordine hai fatto! Raccogli subito tutto!» esclamò la signora Ferrero, con molta rabbia addosso. «Mi dispiace, non volevo!» balbettò Luca, chinandosi per raccogliere gli oggetti. Matteo si alzò per aiutare il fratellino, ma la signora Ferrero lo fermò. «Lascia che faccia lui, hai capito? È importante che impari a essere responsabile per i propri errori!» I bambini andarono a letto quella sera con un peso sul cuore, sentendosi più soli che mai. La distanza del padre sembrava aver assunto una nuova dimensione, un abisso che si allargava ogni giorno che passava. Le videochiamate serali con Lorenzo erano l'unico momento di sollievo, ma anche queste erano cambiate. La signora Ferrero insisteva per essere presente, sorridendo dietro di loro mentre parlavano con il padre, assicurandosi che tutto sembrasse perfetto. «Papà, ci divertiamo un sacco con la signora Ferrero», mentì Sofia durante una di queste chiamate, lanciando uno sguardo nervoso verso la donna. «Oh, mi fa piacere sentirlo, tesoro, non vedo l'ora di tornare da voi», rispose Lorenzo ignaro del vero clima che si respirava in casa. I giorni si susseguivano, ognuno portando con sé una sfumatura di malcontento che i bambini non osavano esprimere apertamente. La signora Ferrero non permetteva più a loro di essere liberi, praticamente non uscivano neanche di casa, dovevano solo fare i compiti e pulire la casa. I pomeriggi spensierati col padre erano soltanto lontani ricordi, sostituiti da una quotidianità in cui la supervisione opprimente della signora li faceva sentire prigionieri nella loro stessa casa. In quel periodo di assenza, la casa dei Moretti, un tempo rifugio di amore e calore, si era trasformata in un ambiente in cui i bambini impararono a camminare sui gusci d'uovo, temendo il prossimo rimprovero o la prossima restrizione. Il silenzio tra loro divenne pesante, un muto accordo per sopportare insieme, sperando nel ritorno di un padre che avrebbe potuto forse ripristinare l'equilibrio perduto. Ogni volta la signora Ferrero era sempre più cattiva, arrivando addirittura alle mani. Molto spesso strattonava i bambini per poterli comandare al 100% con la paura e con la violenza. Per esempio, un giorno Matteo aveva preso un brutto voto a scuola e lei disse: «Cosa penserà tuo padre adesso? Che io non so gestire dei bambini? Che vi sto rendendo stupidi?» Matteo aveva preso quel voto perché a quanto pare era molto stressato e non aveva studiato come si deve. «Adesso basta, vieni con me!» Lo prese per il braccio quel giorno e dopodiché lo rinchiuse dentro l'armadio per ben un giorno intero, senza dargli cibo, soltanto acqua. Dopo averlo liberato disse: «E questo ti sia di lezione. La prossima volta tutti e tre vedete di prendere un bel voto. Ci siamo capiti?» La situazione stava diventando insostenibile. La signora Ferrero non aveva più un senso di moralità e stava per fare delle cose anche peggiori.